Ciao a tutti amici di extremeardware.com e ben ritrovati da Dronovita Unboxing. Quest'oggi abbiamo in uscita in redazione le nuove Corsair HS60 Pro Surround, cuffie da gaming di tipo stereo con possibilità di sfruttare un suono 7.1 Surround grazie alla classica scheda audio USB inclusa nel bundle. Partendo dalla confezione, classica confezione di cartone con il classico tema in colorazione giallo e nera. Troviamo l'immagine illustrativa del prodotto e il nome del prodotto. Nella parte superiore troviamo la compatibilità con computer, Xbox One, PlayStation 4, Switch e dispositivi mobile, quindi telefonini, smartphone e tablet. Supporto al software di gestione EQ di Corsair e certificato Discord per le comunicazioni di chat vocale. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa delle cuffie con appunto anche l'immagine della scheda audio USB 7.1 per sfruttare il suono 7.1, alcune caratteristiche e le specifiche tecniche riportate in diverse lingue. All'interno della confezione troveremo un po' il bundle classico dei prodotti periferiche di Corsair, quindi classico manuale di istruzioni, come smaltire il prodotto e alla warranty guide. A seguire troviamo il microfono removibile, completamente snodabile con classico attacco jack non placcato oro. Troviamo anche un filtro antivento per migliorare la comunicazione sia in gioco sia in altre chat di tipo vocale. A seguire troviamo la scheda audio per sfruttare il suono 7.1 surround di tipo USB, basterà inserire il jack presente sul cavo proveniente dalle cuffie, appunto in questo jack, e poi collegare il tutto al computer. Verrà rilevato tramite software IQ, dal quale potremo anche modificare e personalizzare eventuali preset, equalizzatore e quant'altro. Infine troviamo le cuffie, le Corsair HS60 Pro. Come possiamo osservare, il design rimane invariato rispetto ai precedenti modelli della serie HS e precisamente 70, 60 e quant'altro. Il design è molto elegante e classico. Il modello ricevuto è in colorazione carbon, quindi colorazione diciamo total black con alcune finiture leggermente di color grigio scuro. Nella parte superiore della headband troviamo, diciamo, il logo, la serigrafia di Corsair, una headband abbastanza generosa per dimensioni, con una buona imbottitura nella parte interna, con questa trama esagonale, scusate, romboidale. Abbiamo la possibilità di ampliare la grandezza delle cuffie per calzarle meglio sulla testa di ogni persona grazie a questi slide presenti in ambo i lati. La struttura è in metallo, quindi abbastanza resistente nonché flessibile, come possiamo osservare. I padiglioni nella parte esterna hanno una superficie in plastica, una struttura in plastica, una forma ovoidale. Nella parte più centrale troviamo questa finitura particolare con impresso il logo della Corsair a livello centrale. Non sono cuffie di tipo RGB, quindi non avremo alcun LED presente in alcuna parte delle cuffie stesse. Nel lato di sinistra, precisamente nella parte posteriore, troviamo la classica rotellina per regolare il volume, classico tasto per attivare e disattivare il microfono, e nella parte inferiore troviamo l'attacco del cavo integrato nel padiglione, l'ingresso per il jack del microfono con un inserimento obbligatorio grazie a questa forma. Il cavo è abbastanza flessibile rispetto ad altre cuffie ed headset da gaming, quindi sicuramente interessante come cosa a mio avviso. Tornando ai padiglioni, nella parte interna troviamo, per quanto riguarda i driver, sono driver da 50 mm a neodimio, un rivestimento con un'imbottitura in ecopelle, al tatto sembra molto confortevole, vedremo ovviamente durante le nostre prove. Abbiamo anche la possibilità di tiltare leggermente i padiglioni in modo da calzare sempre in maniera ottimale le cuffie sulla testa. Come dicevamo,
il connettore terminale delle cuffie, il classico jack 3,5 mm, questo è placcato oro e questo andrà inserito nella scheda audio USB per sfruttare appunto un suono 7.1 surround quando collegate al computer. Per le console ovviamente sfrutteremo il classico suono stereo, stessa cosa per dispositivi mobile come smartphone e tablet. Inseriamo anche velocemente il microfono per farvi vedere come si presentano le cuffie finite. Ecco qui, inserimento obbligatorio, possibilità di regolare il microfono come vogliamo in modo da ottimizzare la comunicazione. E queste sono le Corsair HS60 Pro, nuovo modello presentato da pochissimo da parte di Corsair. Rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com, dove troverete appunto maggiori foto dettagliate del prodotto, impressioni, test, conclusioni e tutto ciò che riguarda questo nuovo prodotto ricevuto. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.